Sembra che non sia finito bene il derby di Melbourne in Australia, una sfida tra due squadre della città australiana, ossia il Victory e il City. La partita è stata interrotta dopo che diversi tifosi avrebbero invaso il campo e avrebbero colpito utilizzando un secchio di metallo in faccia il povero Tom Gruber, il portiere, che purtroppo avrebbe subito una commozione a livello cerebrale. La protesta si sarebbe andata a divampare contro la decisione da parte della Lega Calcio dell'Australia di andare a dare le finali del campionato per i prossimi 3 anni a Sydney, sempre in Australia. Tuttavia, i tifosi, i sostenitori delle due squadre di calcio, avrebbero annunciato di uscire dallo stadio dopo ben 20 minuti. Però, gli ultras del Victory hanno quindi, diciamo così, assalito, hanno, diciamo così, bersagliato il portiere Tom Glover, ossia il portiere del City, che sembrava avesse lanciato un oggetto contro la curva. Insomma, non se l'è passata bene, commozione cerebrale per questo povero portiere Tom, che ovviamente ne avrà per un po' di giorni. Speriamo che la situazione tornerà a normalizzarsi, anche se, francamente parlando, ho i miei dubbi. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi, commentate. Ciao da Leandro, narrato italiano.